mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Sono io, Blippi! Oggi siamo alla Tanaka Farms di Irvine, California! Tanaka Farms, già! È una fattoria dove potete raccogliere voi stessi la frutta e la verdura! Esatto! Nessun supermercato oggi! Oggi, voi e io, siamo in fattoria! Andiamo! Wow! Guardate! A quanto pare c'è un trattore con due vagoni! Andiamo! Qui alla Tanaka Farms si può andare sul trattore e fare una visita guidata alla fattoria! Sono emozionato! Ehi, guardate! Ciao! Ehi, tu chi sei? Sono il contadino Kenny! Kenny! Molto piacere! Io sono Blippi! Cosa fai qui? Faccio un po' di tutto. Guido il trattore e ti porto in giro. Wow! Possiamo fare un giro? Certo! Saltate su! Bene, andiamo! Wow! Guardate! Siamo in un campo di carote! Bene, andiamo di qua! Vedete questo verde? Sono i fusti delle carote! Già, non si mangiano! La carota in realtà è sottoterra! Per questo si chiama ortaggio a radice! Ok, per raccogliere una carota dobbiamo prima trovarla! Spostiamo indietro questi! Wow! Ce ne sono un sacco qui! Guardate tutto questo arancione! Esatto! Queste sono carote! Ma sono piantate saldamente nel terreno, quindi prendiamo questo forcone gigante. Wow! Assomiglia a una forchetta, ma è più grande. Dunque, smuoviamo il terreno. Wow! E poi dobbiamo raccogliere una carota. Ehi! Ce n'è una proprio qui! Wow! Guardate! Abbiamo una carota! Wow! Yeah! Forte! Mi piacciono le carote e sono di color arancione. Mi piace metterle nell'insalata, nella torta di carote, persino nella zuppa! Sono gustose e aiutano i vostri occhi a vedere al buio! Wow! Che forte! Ehi! C'è un animale che ama davvero tanto mangiare le carote. Sapete di che animale si tratta? Andiamo a scoprirlo! Oh! Che bel coniglio! Guardate, c'è un bel coniglio! Wow, il nome di questo coniglio è Andy! Chissà se Andy vuole la carota che abbiamo preso prima. Ecco a te, Andy! Forse non ha fame. Va bene. Rimettiamolo giù, così. Bene, ecco fatto, Andy. Wow, mi piacciono i conigli. Sono proprio soffici. Ehi, questa è peanut butter. E l'altra si chiama jelly. Eccone un'altra. Guardate quante. Ehi, tranquilla. Va tutto bene. Già. Wow, vedete questa gallina? È di razza combattente inglese moderno. Anche se è di piccola taglia, questa razza di gallina produce le uova. Già, guardatela! Ehi, sei proprio carina! Wow, forte! Ok, mettiamo giù peanut butter così può andare a mangiare qualche verme della farina. Ok, eccoti qui. Oh, venite qui? Devo farvi vedere una cosa. Wow! Guardate qui! Ci sono delle uova! Già! Le galline fanno le uova! Wow! Abbiamo un uovo, due uova, tre uova e quattro uova! Queste due sono uova grandi e queste due sono uova piccole! Ma queste non le ha deposte una gallina combattente inglese moderno? Sono troppo grandi per quella specie. Ok, mettiamo a posto le uova e torniamo a guardare le galline. A loro piace fare uno spuntino, a quanto pare.
Wow! Vedete queste? Queste sono carote! Già! Sono di color arancione! Mi piace l'arancione, è uno dei miei due colori preferiti! Wow! Queste sono cipolle! Wow! Questa è una cipolla gigante! E guardate queste! Anche queste sono cipolle, ma sono chiamate scalogno! Già, sono entrambe cipolle, ma sono molto diverse! Wow! Questa è lattuga romana! Mi piace la lattuga, è molto salutare, la metto sempre nell'insalata! Wow! E queste sono barbabietole! Wow! Queste sono barbabietole dorate e queste barbabietole normali! Guardate! Guardate questi! Che carini! Questi sono ravanelli! Vedete di che colore sono? È un rosso rosato! Già! Mi piace questo colore! Wow! Ehi! Spinaci! Questi sono in una piccola scatola! Una scatola trasparente! Gli spinaci sono verdi! Sembrerebbe che tante verdure siano di colore verde! Beh, vedete i ravanelli? Già! La parte che si mangia è di colore rosso rosato, ma in cima questa parte usa la fotosintesi per far crescere il ravanello e questa è di colore verde, ma la cima non si mangia. Wow! Cavolo! Dovreste provare delle chips di cavolo qualche volta. Già, sono come patatine fritte, ma salutari. Wow! Bacchette da batteria? No, sono canne da zucchero. Wow! Sono dolcissime. Wow, melanzane giapponesi. Wow, queste sono di colore viola, un viola molto scuro. Wow, che buone e salutari. C'è del sedano verde e del cavolfiore. Non tralasciamo le zucche estive. Già, wow. E qui ci sono anche dei peperoni verdi. Già, vicino a dei peperoni rossi. Guardate! Già! Rosso, verde. Rosso, verde. Rimettiamoli al loro posto, così. E ultime ma non meno importanti, pannocchie di mais. Mi piace il mais. Bene, Blippi, siamo arrivati. Sì! Sono emozionato! Wow! Mi chiedo che tipo di cibo sia questo. Ok, vediamo. Bene! Possiamo andare lungo questo filare. Ok, questa? Va bene! Wow! Cosa sono queste? Queste sono angurie. Angurie? Sembra che ce ne siano di due tipi. Esatto, ci sono queste rotonde piccole, che sono angurie gialle. Ok. E queste grandi e oblunghe, che sono angurie rosse. Wow, possiamo prenderne un certo, paio? Certo, cerchiamone qualcuna. Ok. Dunque, che ne dici di questa gialla proprio qui in mezzo? Ok. Questa? Sì. Ok, come si fa? Oh, tirala su. Oh, ehi, ce l'ho fatta! Quando è matura, si raccoglie facilmente. Wow, guardatela. Questa anguria è un cerchio. O una sfera. Ok, bene. Vado io a prendere una di quelle rosse. Ok. Wow, questa è un'anguria grande. Wow, che forma ha? A me sembra una sfera. Sì, una sfera oblunga. O un ovale. Bene, adesso possiamo appoggiarle qui. Certo. Ok, wow. Come sono belle! Ok, bene. Quindi, questa è un'anguria normale e sappiamo di che colore è all'interno. Ma possiamo aprirla giusto per controllare. Per vedere com'è fatta. Wow! Esatto! Verde fuori e rosa rossastro, rosso all'interno. Wow! Vedete i semi? Ci sono semi neri e semi bianchi. Wow! Ok, ma questa anguria sembra un po' diversa. Che differenza c'è? L'interno del frutto è giallo. Ah, ho capito! Già, per questo si chiama anguria gialla. Possiamo aprirla? Certo, tagliamola e vediamo. Quando sono belle mature, si aprono facilmente. Già. Wow! Non ho mai visto un'anguria come questa prima d'ora.
Guardate, è di colore giallo! Wow! Bene, mettiamole a confronto. Giallo, rosso, giallo, rosso. Sono buone entrambe! Wow! Assaggiamola! Questa è dolce! Mi piace il sapore delle angurie gialle! E tu che tipo di anguria preferisci? La mia preferita è quella gialla. Ha un sapore un po' inusuale, ma è davvero buona. Già, lasciatemelo dire. Ha davvero un buon sapore. Volete assaggiare? Fragole! Le fragole sono saporite. Andiamo a raccoglierne qualcuna. Ok, vedete il contenitore? Si chiama vaschetta a conchiglia. Già, avete presente le conchiglie? Le potete trovare al mare e hanno più o meno questa forma. Ok, prendiamo 20 fragole. Wow, sono molte fragole. Ok, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 8, 9, 10 fragole. Ok, siamo arrivati a metà. 11, 12. -1, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ci siamo quasi. 18. 19. Ultima. 20. 20 fragole nella vaschetta a conchiglia. Ben fatto. Woohoo! Wow! Che tipo di piante ci sono qui? Oh, non le ho mai viste prima! Wow! Guardatele, sono molto alte, quasi come delle piante di mais! Ma so che non sono piante di mais! Wow! Wow! Visto, mi ha quasi colpito! Ci siamo fermati! Siamo nei filari di canna da zucchero! Filari di canna da zucchero? Avete sentito? Quindi queste dovrebbero essere canne da zucchero! Wow! Ok! Dunque, Kenny, cosa si fa adesso? Adesso taglieremo qualche canna da zucchero! Ok! Wow! Ehi, queste sono canne da zucchero! Cerchiamo una bella pianta! Wow! Wow! Che coltello affilato! Ne ha tagliata una! Wow! Come si usano le canne da zucchero? Si possono mangiare così. Si possono spremere ed ottenere un succo. Si possono cuocere. È con questo che si fa lo zucchero? Esatto! Wow! Con le canne da zucchero si produce lo zucchero! Wow! Ok! Wow! Guardate! Di solito si taglia la buccia e si mastica all'interno. Wow! Quindi si può masticare direttamente? Sì! Ok! Wow! Ogni volta che usate un coltello dovete prestare attenzione, capito, adulti? Solo gli adulti devono usare i coltelli! Oh, bene! Sembra invitante! Puoi masticare da quel lato! Bene, proviamo! Mi piace la canna da zucchero! Wow! Guardate qui! Wow, questa è davvero una pianta enorme! In realtà, questo è un fiore! Sì, è un fiore gigante ed è chiamato
è chiamato girasole. Wow, lo sapete perché si chiama girasole? Già, perché segue il movimento del sole. Wow, wow, i girasoli producono dei semi. Buoni, i semi sono salutari. Beh, è stato molto divertente imparare cose sulla frutta, la verdura e i semi con voi alla Tanaka Farms di Irvine, California. Beh, la puntata è finita, ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Vogliamo fare lo spelling insieme? Pronti? B-L-I-P-P-I. Blippi! Ben fatto! Ok, a presto! Ciao ciao!